organizzato queste giornate che sono importanti per pubblicizzare quello che sta diventando uno strumento sempre più importante a livello europeo. E grazie anche per aver invitato me personalmente a raccontare la mia esperienza. Io sono il coordinatore di una Cost Action, Fundamental Progress in Quantum Physics, nel dominio Material Physical and Nanosciences, e volevo già, per chi è dalle parti della fisica, volevo subito precisare che il titolo magari può essere fuorviante, questa è fisica in generale. Quando noi ci eravamo posti il problema di se presentare un'azione, cose e così via, eravamo all'inizio un po' perplessi, noi facciamo fondamenti della meccanica quantistica, cosa molto molto teorica, ben lontana dai materiali in un certo senso e dalle nanoscienze, e quindi eravamo un po' perplessi perché ci sembrava che nessun dominio ci rappresentasse. E vabbè, l'unico, per esclusione, l'unico poteva essere questo. In realtà poi, parlando con i science officers, in particolare con Caroline Whelan a Bruxelles, abbiamo capito che il dominio è inteso in senso molto generico. C'è la volontà forte da parte del cost office di diversificare l'azione. Quindi un'azione come la nostra, microfono, quindi un'azione come la nostra era benvenuta, e poi alla fine abbiamo anche avuto successo. Quindi non fatevi problemi se vi sembra che la vostra attività di ricerca non sia perfettamente rappresentata dal titolo del dominio, in realtà hanno una portata molto più ampia e di fatto comprendono tutte le scienze in qualche modo. Volevo solo fare anche una precisazione riguardo il grant holder, giusto per chiudere anche questa cosa qui. È una cosa molto importante, però non spaventatevi, insomma, ci sono 300-200 passazioni, quindi si sopravvive. C'è un altro problema per l'Italia, oltre a quello della tassazione, che non so se è una recente legislazione nazionale, ma quantomeno quello che accade a Trieste, non è più possibile rimborsare diarie. Non so, credo che sia nazionale. È nazionale. E questo va direttamente in conflitto con la regola cost, che vuole la flat rate. Il cost obbliga a rimborsare diarie. L'Italia vieta di rimborsare diarie. Allora, questo problema è risolvibile con qualche alchimia burocratica che mi è totalmente sconosciuta, però si può fare, e questo è, francamente non lo so come. Quindi il consiglio che vi do, cioè sono due suggerimenti che vi do, due possibilità. Il primo è, se volete essere grant holder, informatevi bene con la vostra amministrazione se è disposta ad aiutarvi. Se avete un'amministrazione che non è disposta ad aiutarvi, dimenticatevelo. E aiutarlo vuol dire rimborsare con le regole cost e in qualche modo aggirare intorno alla legislazione italiana, non so in che modo, questo si può fare, ma ripeto non lo so, informatevi con i possibili, con gli attuali grant holder italiani, e poi che vi aiutino anche a usare il cost system, queste cose qua. Ci sono circa 10.000 euro all'anno di overheads che possono essere usati per questa cosa, però vi conviene informarvi subito. L'altra alternativa, che è quella che ho utilizzato io, è di sbolognare la patata bolletta a qualcun altro. E in particolar modo io ho scelto un grant holder tedesco. Secondo me la Germania è uno dei paesi ideali, perché le regole cost possono sembrare macchinose, ma poi alla fine sono precise e chiare, e non c'è molto da discettare sopra, nel bene e nel male. Ai tedeschi questo piace, si trovano bene in questo ambiente, quindi diventa molto facile per loro gestire un'azione cost. Ora, è chiaro che il grant holder non può essere, ma non dovrebbe essere uno chiunque all'interno dell'azione, dovrebbe essere o il chair o il deputy chair possibilmente. Quindi diventa importante che se voi siete proponenti, naturalmente, anche se dovrete essere votati in una maniera naturale, diventerete chair di un'action, sceglietevi un deputy chair che poi possa essere anche grant holder, se volete, e se questo accetta di diventare. Comunque ripeto, queste sono cose importanti, perché è meglio cercare di risolvere i problemi subito, però non fermatevi lì, insomma, si va avanti, sicuramente si va avanti. Allora, siccome la nostra azione è appena partita, è stata approvata a fine dello scorso anno, stiamo partendo adesso, quindi vorrei un po' raccontarvi qual è la vita di un proponente di un'azione, poi anche di colui che cerca di metterla in piedi nei primi mesi di vita. Se in caso avete delle domande abbastanza puntuali da farvi, potete pure farmele adesso, le altre durante il video. No, alla fine. Ok. Bene, allora, velocemente. Allora, il network, questo è il nostro network. Sono 20 paesi europei, 19, uno poi andiamo ancora a finire, deve firmare il memorandum of understanding, e circa una quarantina di scienziati, non diranno molto a voi se non siete nel settore. Anche qui, questa è la dimensione tipica di un'azione cost, perlomeno nel dominio di fisica, non è neanche la più grande, ce n'è una che ha il record di 34 paesi, tutti meno uno mi pare, insomma, comunque 20 è un numero abbastanza normale. E anche qui, non spaventatevi, non è che
subito dovete pensare di costruire un network così grande, perché è una cosa che viene in maniera abbastanza naturale vista la natura di coste. Nel mio caso eravamo partiti in due, a dire il vero, io e quello che è diventato il deputy chair, il mio collega tedesco. Ci siamo interrogati, abbiamo ritenuto che questa fosse una buona idea, abbiamo consultato i nostri amici prossimi, colleghi prossimi, che erano circa 7-8 da 5-6 paesi diversi. Siamo partiti quindi così, poi nella pratica ci siamo subito allargati a una quindicina di paesi, che quelli che sostanzialmente sono arrivati alla fine, adesso vedete che siamo già a 20, perché queste situazioni sono aperte, ci si può aggregare durante, dopo, e in qualche modo viene naturale che questo accada. Quindi questa sarà la dimensione tipica di un'azione se voi la svilupperete, e vi ripeto, vedrete che sarà facile, molto facile arrivare a queste dimensioni. Oltre al fatto che più grandi siete, più soldi avete. Lei è formalmente romena, però di fatto italiana, di fatto. Cioè, nel senso che lavora, vive in Italia, quindi rappresenta l'Italia, rappresenta. Sì, sì, la cosa... No, no. Allora, la cosa è chiara. Allora, c'è un memorandum of understanding, che è un documento, che è il proposal scientifico che tu farai, no, che diventerà... La discussione alla fine, ragazzi. Ma lo... No, no, beh, vabbè. Dopo. Allora, cosa volevo dire? Volevo raccontarvi questo, anche perché siamo già a metà, siamo. Questa è stata la data, le date significative del nostro progetto, che vi dovrebbero dare un po' di idea di quello che vi aspetterà nel futuro. Noi abbiamo iniziato nel settembre 2009, quando abbiamo inviato il preliminary proposal. Come avete visto è abbastanza semplice, ma insomma anche qui dentro la semplicità poi si nascondono le insidie. Sono 4 pagine, sono. E anche qua, quando, se volete presentare un preliminary proposal, a parte ovviamente avere un'idea buona e controllare che non sia già stata implementata da un'altra azione, vi do due consigli. Il primo consiglio è chiedere a chi l'ha già fatto questa esperienza qua di suggerimenti ed inviarvi il loro preliminary proposal per vedere cosa hanno fatto. È sempre opportuno copiare, possibilmente migliorare da chi ha avuto successo. E secondo, come vi è già stato detto prima, andatevi a guardare gli evaluation criteria. Questo è molto semplice. Lì, negli evaluation criteria, troverete quello che dovete scrivere. Semplicemente, se ai DC members viene chiesto se il proposal, adesso non mi ricordo quali sono le domande, è giusto per cost, dovranno trovare la risposta nel vostro proposal. Quindi in un certo senso, se voi avete già un modello fatto da qualcun altro e avete chiare queste domande a cui voi dovete rispondere, c'è poco altro da fare, saprete cosa dovete scrivere. Vabbè, il proposal è partito a settembre, quindi ci sono due scadenze annuali, settembre e marzo sempre, quindi la prossima è a settembre. Verso novembre saprete l'outcome, nel nostro caso era stato molto propositivo, e quindi siamo passati a costruire il full proposal. E non avete molto tempo, un mese e mezzo, due circa, insomma. E questo è parecchio impegnativo, perché ventina, trentina, quarantina di pagine, dipende un po' dal font che usate ovviamente, e anche da quanto lo scrivete. E anche in questo caso è lo stesso consiglio di prima. E mentre i preliminary proposal non sono pubblici in rete, quindi dovete andare a chiedere alla gente, i full proposal non sono altro che memorandum of understanding delle azioni, quindi li trovate in rete, tutti quelli che volete, sono quelli lì sono. E ce l'ha detto il cost office, è una cosa ovvia, ve lo dico io, copiate da loro fin dove potete le cose positive, copiate. Vedete cosa hanno fatto? Ci poi anche certe cose, insomma, sono ovvie. Se qualcuno l'ha fatto bene, non può stare tanto a cervellare, quello che abbiamo fatto anche noi per certe cose. E anche lì, anche in questo caso, ci sono sempre in rete pubblici gli evaluation criteria con cui poi i referee valuteranno il progetto. Ci sono delle domande e i referee dovranno trovare in maniera semplice la risposta positiva a queste domande. Quindi anche in quel caso saprete cosa fare. Comunque c'è un template che è facile da utilizzare. Qui la cosa, anche qui, dovete stare attenti, vabbè, lo dirò anche fra poco, lo dirò. Il full proposal è una cosa, in un certo senso, difficile da costruire, perché in cost la ricerca non viene finanziata. Si suppone che voi trovate soldi per la ricerca, quindi non potete chiedere soldi per postdoc e così via. Viene finanziato il coordinamento, il networking. Quindi voi dovete fare un full proposal in cui c'è una grossa componente scientifica e dimostrate che voi farete ricerca, e chiaramente ricerca di eccellenza. Però poi non avrete soldi per quella.
Quindi ci dovrà essere anche una parte di coordinamento nel proposal e su quella poi avrete i soldi, però avrete valutato su tutto. Quindi dovrà esserci, deve essere chiara e ben motivata la parte strettamente scientifica, ma altrettanto chiara e motivata la parte di networking. E questo un po', per noi è stato un momento un po' difficile perché ci eravamo focalizzati, avevamo fatto sostanzialmente un tipico progetto scientifico che avevamo fatto, noi facciamo questa ricerca, chiediamo i soldi e implicitamente è come se chiedessimo i soldi per questa ricerca, infatti la prima volta è stato bocciato, perché non era stato completamente chiaro qual era l'obiettivo. E questo, da quel che mi si dicono, almeno nel dominio di fisica, di material physics e nanoscience, è un processo abbastanza tipico, bisogna provare 2-3 volte, qualcuno ce la fa subito anche, ma è abbastanza naturale essere bocciati la prima volta, forse anche la seconda. Quando siete bocciati la prima volta volevamo suicidarci, chiaramente dalla disperazione, però Carolyn Whelan è stata molto supportive, come si dice in italiano, e, anzi il consiglio che vi do in tutte le fasi, dal primo giorno zero fino all'ultimo, contattate il cost office, in particolar modo Carolyn Whelan, che è stata estremamente utile, efficiente nel farci capire che cosa dovevamo fare, quindi il consiglio è rompete le scatole costantemente, lei è contenta ed è estremamente utile. Mi ha consigliato, visto che ero io che avevo l'interfaccia diretta, non abbattete, vi riprovate subito. L'outcome era a febbraio, la deadline era a marzo, neanche un mese dopo, ed è quello che abbiamo fatto, ed era stato facile per noi perché bisognava ripartire da zero con il preliminary proposal. Il preliminary proposal andava bene la prima volta, abbiamo solamente fatto degli aggiustamenti grazie all'esperienza che avevamo acquisito, quindi è stato facile ripresentarlo subito. È andato di nuovo bene il preliminary proposal. Il full proposal abbiamo dovuto riscriverlo in buona parte. Grazie ai suggerimenti anche del primo referee report, oltre era negativo, ma c'erano dei suggerimenti per come migliorarlo, quindi si tratta di tenere conto di questi suggerimenti, migliorare la cosa, poi uno col passare del tempo entra anche nei meccanismi cose, capisce cosa la gente vuole. È andato bene, è andato, e abbiamo avuto a settembre l'anno scorso abbiamo avuto l'outcome, e qui deve prepararsi subito, perché tempo neanche una settimana, deve andare a fare l'intervista o a Bruxelles o a Berlino, noi in quel caso lì è a Berlino. E giusto per darvi i numeri, che sono numeri abbastanza tipici, eravamo partiti in 60, preliminary proposal, inviti per fare il full proposal 9, e poi interview 4 o 5, non mi ricordo, sapendo che si prendevano 3 proposal. Questi sono i numeri, quindi success rate finale del 5%. L'interview, anche qua, è un momento cruciale perché sostanzialmente, uno fa una presentazione che poi dovrebbe essere quella che velocemente vi farò vedere, il domain committee in certo senso sa già quello di cui voi parlerete perché ha visto il progetto, però c'è una cosa fondamentale, vuole vedere in faccia la persona, vuole capire questa persona è in grado di gestire la cosa, ed è quello che vi viene poi di fatto chiesto, al di là di certe domande tecniche, vuole vedere che c'è una persona competente, capace di gestire questo progetto che non creerà problemi e via dicendo. A settembre è stata quindi l'interview, in maniera informale la risposta la si sa il giorno stesso, il giorno dopo, però poi ci sono una serie di passaggi burocratici interni che non riguardano il proponente, tutti riguardano il cost, e l'approvazione finale è arrivata a fine dicembre. E poi c'è stata tutta, si è messa in moto la macchina per cercare di capire cosa fare, visto che per noi è un'esperienza totalmente nuova, il kick-off meeting era l'11 aprile, e adesso a giugno riceveremo i soldi, poi partiremo per i prossimi 4 anni. Allora, lascio questa qua, questa era l'interview che ho fatto a Berlino, uno presenta cosa sono i fondamenti della meccanica quantistica, perché è la cosa più importante del mondo, solite cose che uno dice, l'importanza anche, cose sono anche vere, l'importanza tecnologica, come dei fondamenti poi si possa arrivare alle tecnologie, il caso di Einstein, uno dei più emblematici, naturalmente, vado in avanti. Ecco, quindi ci sono, per esempio, le nostre ricerche sono divise in 4 working groups, ed è la struttura tipica, se ne possono avere 3, se ne possono avere 5, ma questa è una struttura che ci si aspetta, non 20, non 2, non 1,
quattro working groups in cui si divise la ricerca. Da noi c'era una più speculativa sui paradossi della meccanica quantistica, una sulla transizione micro-macro quantistico classico, uno sui problemi nel mettere insieme meccanica quantistica e relatività, tutti i working group teorici, e poi c'è un working group sperimentale che è la controparte degli altri. Allora, qui dovete, cosa che dovete scrivere nel full proposal e poi difendere nell'interview, le ragioni dell'azione. Il nostro settore è un settore che è in espansione dopo decenni in cui era abbastanza marginale, e poi c'era un maggiore problema che è quello di mancanza di coordinamento. Noi, la nostra comunità in particolare, non si era mai strutturata in nessun network, che fosse un ITN, qualunque network europeo che comprendesse più di due nazioni. Quindi al massimo c'erano questi accordi bilaterali, quindi frammentazione della ricerca, dispersione delle energie e cose di questo tipo. Quindi avevamo questa necessità di coordinarci, e in questo senso quindi COST era uno strumento ideale, ed è quello che in qualche modo vi viene richiesto, se voi dovete avere un po' questa esigenza per partecipare a COST. E poi anche qua dovete essere chiari nel dichiarare gli obiettivi e i benefici. Come vedete, gli obiettivi non sono scientifici, nel senso che raggiungerò quella teoria, formulerò quella teoria, l'obiettivo, oppure farò quella nuova tecnologia, vi dicevo. Gli obiettivi devono essere di carattere strategico, quindi coordinare, supportare giovani ricercatori, gender balance, promuovere la destinazione dei risultati, organizzare poi futuri eventi. Anche qua un consiglio: che se siete sotto dominio di fisica e la Caroline Whelan è il vostro science officer, attenzione a giovani ricercatori e gender balance, che ci tengono molto a COST, potete facilmente venire fregati per questo, cosa che è successo anche nel primo proposal. Nel senso che chi arriva al full proposal sicuramente sono l'eccellenza, cioè sono ottimi progetti, sono. E quindi si va a vedere, si va di fino anche nella valutazione. Quando si capisce che non c'è interesse a sostenere i giovani ricercatori, o che le paroline sul gender balance sono messe a caso così distrattamente, uno casca e viene bocciato. E vabbè, poi l'impatto che si spera di avere, insomma, di essere un po', assumere un po' un leading role nel settore. Vabbè, novelty, dovete essere sicuri che quello che state facendo è qualcosa di nuovo, non una ripetizione di quello che è già stato fatto. Volevo solo farvi vedere brevemente qual è l'azione, l'organizzazione tipica di un'azione, cioè visto il domain committee, qui abbiamo un rappresentante con cui si interfaccia, adesso non mi chiaro quanto, visto che noi siamo solamente all'inizio. Invece c'è il cost office con cui si interagisce costantemente, il management committee è il Parlamento in qualche modo, è fatto dai delegati nazionali, quindi qui la struttura è che c'è un documento che è presentato dal cost office a cui le singole nazioni possono aderire firmandolo o meno, perché lo ritengono di interesse strategico, non lo firmano perché non lo ritengono di interesse strategico, no? E nominano massimo due rappresentanti, poi un certo numero di vice rappresentanti. Quindi lo singolo scienziato, quando è nel management committee, non rappresenta se stesso, non rappresenta la sua istituzione, ma rappresenta il paese, rappresenta assieme all'altro rappresentante. Questo è un Parlamento, poi uno fa un core group, che è come il governo, che implementa le azioni, e vabbè, le attività sono il coordinamento scientifico, con i working group, disseminazione, e attenzione giovani ricercatori e gender balance. E poi chiudo la tipica timetable. Cosa vedete? Che c'è la parte che dura 4 anni in azione, c'è una parte scientifica che va avanti, e poi focalizzazione sul networking, kick-off meeting, dovete fare un sito web, e poi fare il management committee. Noi inizialmente abbiamo pensato di farne 2 all'anno, poi visto il budget e tutto abbiamo capito che in realtà se ne fa 1 all'anno. Il management committee è quando il Parlamento si riunisce per capire, per decidere, vedere cosa si è fatto in passato e decidere cosa fare in futuro. E poi c'è tutti i working group meetings, conferenze più grandi, scuole, e poi outreach, dissemination, self-evaluation, tutte queste attività che fanno parte del coordinamento e organizzazione di un network di questa portata. Grazie mille. Fare.